tutti, io sono Elena, bentornati in questo nuovissimo video. Come da consuetudine, anche quest'anno, come l'anno scorso, faccio un video su buoni propositi per l'anno nuovo, perché il 2019 si è concluso, ormai già da qualche giorno siamo nel 2020, io non ci credo mai, però effettivamente così ce lo dobbiamo accettare. Allora, partiamo subito con i buoni propositi libreschi, perché faccio veloce. Dato che quest'anno ho deciso di non mettermi fretta prima di tutto, non mettermi una TBR fissa, perché si sa che noi lettori forti ci mettiamo una TBR, la seguiamo e non la seguiamo, perché ovviamente la TBR dei lettori forti è sempre in movimento, sempre in aggiornamento. Quindi, naturalmente, ci sono dei volumi che avrei sempre voluto leggere già dall'anno scorso, che purtroppo non ho letto. Quindi ripropongo anche quest'anno. Ovviamente ho letto Nevernight, che era giustamente la bomba del 2019. Ci sono anche qualche volume che mi intriga. Prima di tutto Brandon Sanderson. Quest'anno ho deciso che vorrei iniziare a leggere qualcosa di Sanderson. Meno male che c'è Mirko che ci guida. Ha fatto un video apposta su Brandon Sanderson, su come leggere i suoi libri. Quindi sicuramente arriverà una volta che ho finito di leggere i libri per l'università, studiare per l'università, magari mi fondo su Sanderson, che sono dei volumoni, ho visto già sul canale di Mirko che sono impegnativi, immagino. Quindi prima di tutto c'è Sanderson nella mia TBR, adesso vedremo da cosa iniziare, come e quando, vedremo con il tempo. Poi naturalmente ci sono alcune cose, non so, come i libri della Mas, Sarah J. Maas, c'è sempre nella mia TBR. Diciamo, ci sono questi autori maggiori, diciamo, che ho sentito parlare sul web. Devo ancora finire tutti i libri di Joël Dicker, ne ho letti solamente due, quindi c'è anche lui. Per quanto riguarda il resto, diciamo che c'è poco, ovviamente, tutti i seguiti di saghe o trilogie che ho iniziato. Troni Spade, c'è La Spada della Verità, c'è ancora Hyperversum, il terzo della seconda serie, ci sono i Segreti di Azgraloth, che il terzo in realtà deve ancora uscire, sperando che esca entro il 2020, non lo so. Insomma, questo in realtà. Poi ci sono altri volumi di Jeffrey Deaver, ma quelli vanno a sentimento, per quanto mi riguarda, perché sono tantissimi, quindi non ho una scaletta, vanno molto a sentimento, naturalmente sempre con protagonisti Amelia, Sax e Lincoln Rhyme, seguo diciamo solamente i due protagonisti, e per il resto in realtà non ho grandi pretese, solamente finire la Reading Challenge di 50 libri, come ho fatto nel 2019. Non voglio mettermi ansia su questa cosa, perché la lettura comunque è un piacere. Ma soprattutto perché l'anno scorso, comunque l'anno concluso, ho fatto a fatica a concludere la challenge di 50 libri, un po' con l'università, un po' con gli esami, eccetera, eccetera. Però quest'anno dovrei avere un pochino più tempo, perché il secondo semestre all'università mi dà un po' più di spazio, quindi dovrei riuscire a gestire meglio le mie letture, dato che nel primo semestre ho avuto 6 materie praticamente. Sono stata all'università dalle 8 alle 7 di sera, quindi sì, comunque capite, chi frequenta l'università può capire. Comunque, per il resto, diciamo che non ho grandi propositi per il 2019. Ovviamente il canale rimarrà quasi invariato, perché come l'anno scorso, ovviamente ci saranno delle novità per quanto riguarda la grafica, perché ogni anno cambio la grafica, ogni anno nuovo, quindi anche quest'anno la cambierò, datemi 2 o 3 giorni, se non oggi. Lo farò e vedremo un po' come farla. L'anno scorso mi sono mossa un pochino prima, quest'anno sono finita già nell'anno nuovo e vabbè, non importa, e va bene così. Quindi la grafica cambierà, non so ancora come, devo ancora un po' vedere, perché io uso sempre Canva. Ora c'è il 2.0, non so se già l'anno scorso c'era, non mi ricordo, vabbè, io ho l'Alzheimer. Però c'è Canva 2.0, che sicuramente dà un sacco di cose in più, di cose molto belle in più rispetto a Canva 1.0. Quindi con Canva 2.0, secondo me, esce una cosa molto bella, molto carina, molto bellina, come dice Damiano Carrara, come cazzo si chiama, vabbè. E comunque,
Per quanto riguarda la programmazione dei video, rimarrà sempre quella, ossia martedì e giovedì alle 17. Quindi non voglio cambiare co troppe cose di punto in bianco così, anche perché ormai ho assestato questa cosa di due video a settimana, i martedì e giovedì, quindi al momento rimarrà così. Poi non so se la cambierò in futuro, ma non credo proprio di cambiarla. Ormai sono entrata nella mia comfort zone anche con questa programmazione, quindi andrà così. Poi tutto il resto, tutti gli altri sono propositi per la mia vita personale. Prima di tutto c'è l'università. C'è l'università perché devo comunque mettermi sotto, devo studiare. Voglio comunque raggiungere questo obiettivo. Non nel 2020, perché naturalmente, cioè, sarebbe impossibile. Però diciamo che voglio iniziare al meglio il 2020 per quanto riguarda l'università, sicuramente è uno dei miei primi obiettivi. Poi vabbè, c'è la vita amicizia, che ovviamente spero di mantenere solamente le amicizie che ho, quelle poche ma buone amicizie, e spero di sì, ma ormai si sa che. Non so se esiste anche nell'amicizia, ma nell'amore esiste la crisi del settimo anno. Io con le mie due migliori amiche ci conosciamo, diciamo, da 7 anni, quindi non vorrei che, cioè, che valgano anche nei rapporti di amicizia. Però vabbè, superato il settimo anno, teoricamente dovremmo essere amiche per la vita, insomma, così si dovrebbe, cioè così dovrebbe essere, non lo so se esiste anche in amicizia, in amore sicuramente c'è, ma quello non me lo pongo proprio il problema, perché cioè, si sa che io, fortunata nel gioco, sfortunata in amore, io sfigata in amore, sfigata anche nel gioco perché perdo sempre. E niente, questo in realtà per la mia vita personale, ovviamente mantenere questa felicità che ho raggiunto, questa autostima che ho di me e mantenerla sperando di non inciampare, o meno se inciampare, rialzarsi. E vi consiglio anche a voi di farmi sapere nei commenti quali sono i vostri buoni propositi, se ne avete, che siano libreschi e non, fatemi sapere perché sono curiosa. E niente, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!